facciamo una passeggiata. No, una passeggiata no, però abbiamo, credo che nei primi 10 minuti avevamo messo le basi per fare almeno qualche altra cosa. Siamo stati bravi in 2 ripartenze, abbiamo fatto 3-0, credo che abbiamo subito tiro in porta nell'occasione del palo e poi il rigore netto che aveva fatto un'ingenuità, però insomma noi siamo stati bravi anche nella fase difensiva dove qualche volta magari abbiamo peccato. Penso che abbiamo vinto completamente, abbiamo credo anche giocato un buon calcio fino magari al, alla fine del primo tempo, su 3-0 i ragazzi sono un po' abbassati, però insomma abbiamo concesso poco, quindi sono contento. Si aspettava un'audience un po'. Ma no, ho visto una un DVD contro il Palazzolo, ha vinto 4-0. Sapevo che magari ci potevano concedere qualcosa dietro, però davanti erano giocatori importanti, giocatori che sono in grado di far gol in ogni momento. Credo che siamo stati bravi noi a capitalizzare, non dico tutto, perché forse nei primi 10 minuti abbiamo stato bravi il portiere, dopo un minuto, insomma, potevamo fare i primi minuti un po' di più, però credo che la partita, insomma, siamo stati bravi noi più che i demeriti della Credenza. Poi dopo, quando la partita va, si incanala su 3-0, perché sia difficile anche per gli avversari, ci mancherà una scelta. Sono stati anche bravi nella lucidità del secondo tempo, che mai non hanno avuto. Avete giocato anche in 5 dietro? Io sì, 3-4-2 o 5, sì, noi spesso ci abbassiamo a 5. Siamo, attraversiamo un periodo abbastanza di condizione ottimale, quindi anche i due ragazzi che giocano dietro la punta hanno grande mano in fase difensiva. Il nostro segreto è quello lì, perché giocare, perché i 3, 9, 10, 11 sono proprio 3 attaccanti, però l'11 e il 10, Silvestri e Lombardi, hanno un grande spirito di sacrificio, quindi è questo il nostro segreto. Chiaramente, come si è visto, dopo un'oretta di gioco, un po' di fatica, comincia a intervenire. Quando dice mister bravi noi, intende dire che ha cambiato qualcosa rispetto al vostro abituale modo di giocare? No, noi giochiamo sempre così. Noi facciamo un 3-4-2-1 con, chiaramente, quando hanno la palla reale ci abbassiamo a 5, perché dietro voglio giocare così, perché abbiamo avuto un po' di difficoltà. Ho sempre giocato così dall'inizio, non ho mai cambiato. Quindi ci troviamo bene, sono contento, creiamo palle gol, chiaramente il modulo è un conto, ma la qualità dei giocatori è un'altra. Noi siamo riusciti a trovare giocatori con i nostri prezzi, però che le altre squadre hanno lasciato liberi, perché magari hanno creduto di prenderli più bravi e ci teniamo stretti. Tutti che sarebbero? Lombardi, per esempio, giocava a Massa, l'hanno mandato via, Carnevale, Nencioli, il numero 3, insomma, il numero 10, l'anno scorso giocavano nel Lanciotto, sono retrocessi, insomma. La società ha messo a disposizione un gruppo di ragazzi, credo di grande qualità, soprattutto insomma in fase offensiva. Poi bravi voi, siamo stati bravi. Sì, dai, siamo contenti, stiamo facendo un gran campionato. Io credo che, non so se il termine ha pareggiato, siamo terzi, insomma, noi siamo partiti con altri obiettivi, però insomma. Il vostro obiettivo qual è? E a questo punto ora dire che mi devo salvare non voglio prendere in giro nessuno. Cioè, a questo punto qui noi vogliamo arrivare più in alto possibile. Se andiamo alle playoff non faremo un dramma, se non ci andremo, anche perché questi playoff sono un po'. A niente, servono per dare visibilità magari ai ragazzi, però. Mister, vista la tua carriera da grande bomber del passato, sicuramente in avanti non potevate che giocare bene, no? Ma io ci spendo tante energie, tanti allenamenti, mi piace insegnare, però ci sono, per insegnare bisogna che qualcuno impari, e noi abbiamo giocatori in grado di poter imparare. I due ragazzi davanti hanno fatto 1-14, 1-13 gol, quindi cioè, se io li ho insegnato bene, loro sono stati altrettanto bravi a recepire. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Buona giornata, arrivederci.